Legislative anticipate in Giappone, dove stamani alle 7 si sono aperti i seggi. Il premier Shinzo Abe dovrebbe vincere le consultazioni con un ampio margine rispetto ai partiti concorrenti. Leader del Partito Liberal Democratico al potere in Giappone dal 95, Abe a fine settembre ha sciolto la Camera bassa a sorpresa, prendendo in contropiede l'opposizione, che non sembra essere riuscita ad approfittare di una popolarità in forte ribasso di Abe. Abe, che comunque convince con la sua politica di rilancio economico e la fermezza mostrata verso la Corea del Nord. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha movimentato la campagna prendendo la guida di un nuovo movimento politico, il Partito della Speranza, formazione di destra. Il Partito Democratico, partito di opposizione, si è sciolto, una parte confluita nel movimento della governatrice di Tokyo, mentre l'ala, quella più a sinistra, è stata recuperata dall'ex tenore Yukio Edano, che ha creato il Partito Democratico Costituzionale del Giappone. Queste due formazioni dovrebbero ottenere entrambe una cinquantina di seggi.